Ok, adesso siamo qui, arrivati in piazza Cadorna ed è pieno di gente. Tanta gente con molti cartelli, ognuno che comunque esprime la sua opinione su quello che sta accadendo. E infatti non so se sentite, c'è molto rumore, molto molto bello, sì, ognuno combatte per ciò che crede. Ok, siamo noi di Shell Radio e siamo qui per fare un po' di domande ad alcuni manifestanti. Allora, buonasera, siamo a Piazza Cairoli e volevamo farti alcune domande. Se secondo te questa manifestazione può in qualche modo cambiare le cose? Assolutamente no. Non credo che poche centinaia di persone possano cambiare le cose, però è dovere di ciascuno poter esprimere un dissenso rispetto a un fenomeno quale quello della guerra, che sta toccando tutte le persone meno abbienti, e di conseguenza questo è il mio pensiero, come quello delle poche persone che sono qua. Abbiamo il dovere di dire la nostra, a prescindere da quello che sarà il risultato e l'effetto che produrrà. Pensa che queste manifestazioni possano aiutare i giovani a educarli sulla guerra in quanto non l'abbiano mai vissuta sulla propria pelle? Sì, anche se riscontro un notevole ritardo da parte dei giovani, purtroppo, però penso che prima o poi ne siano consapevoli, perché i costi della guerra cadranno e li pagheranno i giovani. I governi, al mondo dei padroni che scambiano i giovani per avere della manovalanza gratis, non retribuita, non pagata, e se ti va bene finisci a lavorare 6-7 ore al giorno al McDonald's, e se ti va male finisci in una fabbrica metalmeccanica. Volevamo chiedere un po' cosa ne pensa di questa situazione qua. Sì, amico, grazie a voi. Non parlo bene lingua italiana, ma vorrei dire poche parole, perché adesso noi guardiamo tutto mondo guerra. Sì, capiamo altri paesi, sì, altri paesi. Ma adesso in Turchia, entrati Iran, Iraq, Siria, in Turchia, fanno guerra. Tutti i governi, tutta Europa vendono armi, vendono bombe chimiche che buttano i nostri partigiani in montagna. Vorrei dire perché danno una mano a Erdogan, perché danno queste bombe? Basta, amico. Cosa ne penso? La banda da 30 anni che suona nei cortei contro la guerra, in solidarietà ai lavoratori in lotta, in tutte le iniziative contro le ingiustizie. È una banda che si chiama Tonio Scoppio ed è nata a Milano nell'86 e ha girato un po' dappertutto a portare dei messaggi di pace e fratellanza. È una banda laica, anzi anarco-comunista, chi c'è. E i nostri pezzi per riconoscersi sono Rosamunda l'Internazionale, e quindi ci troverete sempre in piazza. E niente. Italia!